Mister, paradossalmente l'Ajax è di un altro pianeta, per il Napoli e penso anche per tante squadre italiane, però c'è un po' di rammarico per come avete sfruttato la sua età numerica, forse si poteva fare di più. Sì, no, allora il più grave errore di questa partita è sicuramente prendere 3-1 a fine primo tempo con col vantaggio di un uomo e aver accorciato sul 2-1 potevamo sicuramente rimettere in carreggiata la partita. Purtroppo prendendo il 3-1 si è andati in difficoltà perché, come sapete, come hai detto te, l'Ajax ha degli attaccanti veramente fenomenali e quindi loro si sono messi a difendere bassi e hanno cercato di fare il contropiede con quei due davanti, che due, tre, a volte tre, e quindi alla fine abbiamo preso il quarto gol alla fine, mi sembra. È andata così. Purtroppo, come hai detto bene all'inizio, questi sono proprio in un'altra categoria. Tra l'altro sono rientrati due giocatori importanti come il numero 10 e il difensore centrale, che le prime due non l'avevano giocate. Quindi, insomma, è chiaro che si poteva far meglio, però anche noi avevamo diverse assenze, Marchisano su tutti, che è già da un mese e mezzo che ci manca. E poi Pesce e Sali non può giocare in Youth League, però Pesce sì, quindi anche altri cambi non ce n'erano, ho fatto quelli che secondo me erano più giusti, inserendo Marranzino e gli altri. Mister, ha detto qualcosa alla squadra a fine partita, cioè come si spiega alla squadra che c'è comunque una differenza tra le squadre, non solo il Napoli, probabilmente italiane e altre che in Europa sembrano giocare un altro sport? Sì, no, credo che i ragazzi, ora non gli ho detto niente, ho solo detto di tirare sulla testa, che domenica c'è un'altra partita, il calcio è così, quindi c'è sempre un'altra partita per riscattarsi e per far meglio. È normale, i ragazzi lo sanno che basta entrare nel centro sportivo per rendersi conto dove siamo. E sanno benissimo la qualità dei ragazzi dell'Ajax e del Liverpool e dello stesso Glasgow. Insomma, quando andiamo in Europa noi italiani capiamo, insomma, quali sono gli investimenti che fanno le squadre europee sia sul settore giovanile, sulle strutture, ma su tutto, insomma. Quindi loro sono coscienti di questa situazione. È chiaro che perdere non piace a nessuno, però bisogna guardare avanti, pensare a domenica al Bologna, poi mercoledì rigiocheremo con loro e cercare di fare il meglio possibile loro per loro stessi e tutti insieme per il gruppo, per la squadra. Dopo averli visti appunto oggi per la gara di ritorno, avrete in mente qualcosa per arginare i più talentuosi? Sono di un altro pianeta, sì, però in casa magari la situazione potrà essere a favore degli azzurri. Ma guarda, li conoscevo benissimo perché avevo studiati, quindi è normale che quando un giocatore salta l'uomo e crea la superiorità numerica è difficile da arginare con la tattica e altre cose. E questi ragazzi, secondo me, dell'Ajax ne sentiremo parlare a breve, magari anche a livelli di prima squadra. Per il ritorno vedremo, insomma, prima dobbiamo pensare al Bologna, poi penseremo a loro, chiaramente. Magari cambieremo un po' qualcosa, però a livello tattico la squadra penso che abbia fatto le cose bene. È chiaro che quando ci sono delle individualità di questo genere è difficile anche cucire una tattica appropriata. C'è qualcosa di positivo, mister, che si porta da questa partita? Ma per esempio oggi la prima da titolare di Boni, che mi è sembrato finalmente in forma, che è venuto, ha avuto dei problemi fisici e quindi è dovuto star fermo, quindi credo che abbia acquisito un po' di condizione. Questa è la prima che mi viene in mente. Anche Rossi sta acquisendo la condizione, perché lui chiaramente non ha fatto le amichevoli, non ha fatto le prime giornate di campionato, quindi giocando sta acquisendo la condizione migliore, ha fatto gol, quindi per un attaccante è sempre importante. E le cose positive sono queste e anche il fatto di avere comunque tenuto il campo con una squadra eccezionale che, come ho detto, purtroppo il 3-1 l'abbiamo regalato noi,
quando regali anche un gol a questi ragazzi è difficile poi recuperare la partita. Dovevamo cercare di fare gol, abbiamo fatto qualche tiro, però non siamo stati mai precisi. Questa è sulla testa, come sta lavorando, perché purtroppo in un modo o nell'altro sembra che alla fine si perde sempre, cioè sei sconfitte su 7 in campionato. Come sta lavorando per fare in modo che non diventi un'abitudine? Infatti questa è la cosa più giusta da fare e più importante, perché i ragazzi chiaramente le sconfitte pesano sulla testa, però devono capire che il calcio dà sempre la possibilità. Domenica c'è la prossima, il campionato è lunghissimo, è chiaro che fino a, metà novembre, fino a che non ci sarà la sosta, per noi sarà molto difficile, perché giocando ogni 3 giorni non è facile nemmeno preparare le partite, non è facile nemmeno allenarsi, e quindi dobbiamo stringere i denti, non mollare.